Mi trovo al golf della Montecchia, in mezzo al verde, un posto straordinariamente bello. E pochi sanno, Maria Paola, che il green, che è il vostro focus, ha avvolto anche il ristorante. Da quando l'anno scorso il Golf della Montecchia ha preso in mano anche la parte food and beverage, abbiamo voluto trasportare l'anima green anche nel ristorante. E questa è la nostra pasta alla norma. Dove siamo? Siamo all'interno del Golf della Montecchia, dove è stato questo spazio, che era incontaminato e fermo da tanti anni, è stato adibito per esserci storto. Tutto biologico, non mettiamo assolutamente niente nel terreno e cerchiamo di fare queste verdure bellissime per portare in tavola, colte e mangiate. Qui a tavola abbiamo quasi tutti i prodotti del tuo orto. Che soddisfazione, da non credere cosa può nascere dalla terra. Con questo orto abbiamo un po', come dire, chiuso il cerchio, perché noi crediamo fortemente in uno stile di vita sano, in un ambiente sano e anche in un'alimentazione sana. Qui alla Montecchia in realtà da tanti anni seguiamo dei progetti ambientali molto forti, quindi abbiamo introdotto un'erba super innovativa che permette di risparmiare un sacco di acqua e di azzerare i prodotti chimici. Abbiamo le api col progetto, l'Operation Pollinator, quindi api in tutti i nostri campi. Per un miele meraviglioso chiamato Mille Buche. Che mi farei assaggiare fra poco? Col dolcetto. Cerchiamo anche di trasferire questi valori ai nostri ragazzi. Il golf ha un fondamento etico molto forte. C'è questa regola madre che si chiama Spirit of the Game, che è nient'altro che rispetto per se stessi, per gli altri e per il campo. Quindi noi abbiamo semplicemente traslato questo in tutto quello che ci sta intorno. E dalla Montecchia è tutto, il nostro buongiorno mattina. Vi aspettiamo, a prestissimo.